Ciao amici e Revotech a tutti! Abbiamo provato questo Redmi Note 13 5G con un modello che esce praticamente uno la mattina e uno al pomeriggio, e a breve vedrete che ne uscirà uno per colazione, uno per pranzo e uno per cena. Ma a parte gli scherzi, questa confusione creata dall'uscita di tantissimi modelli può far confondere, anzi è molto facile confondersi. Sapete che Xiaomi è uscita anche con la versione Redmi Note 13 liscio, non 5G, perciò da non confondere con questo Note 13 5G, che non è il Pro e che non è il Pro Plus. Insomma, un'insalata di device impestatissima dalla quale è difficile districarsi. Ma a parte questo, noi abbiamo recensito questo Note 13 5G e possiamo senza indugi elencarvi i pro, che sono sicuramente un bel display nitido, prestazioni abbastanza affidabili, un design elegante, una batteria solida, mentre per i contro possiamo elencare ad esempio il comparto fotografico in condizioni di scarsa illuminazione, deve essere migliorato e non ci ha dato delle grosse soddisfazioni, diciamo così. In più la mancanza dell'audio stereo non ci è piaciuta questa scelta, neanche un po'. Tutto il resto, come facciamo qui su Revotech, ve lo diciamo subito dopo la sigla. Mi raccomando, venite sul nostro blog certe.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia, a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Venite anche sul canale di Nando75 per andare a trovare quei device anche import a prezzi veramente interessanti. Trovate il link in descrizione. Questo Redmi Note 13 5G, diciamo che è passato un pochino più sottotono rispetto al 13 Pro, anche se alla lunga, secondo noi, potrebbe emergere per via dell'ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo perché la serie Redmi Note è di solito sinonimo di caratteristiche accattivanti abbinate a un prezzo sicuramente competitivo. Per un prezzo di circa 200 euro, 221 219, insomma, la versione 4G la trovate attorno ai 170 180, perciò non vi consiglio di prendere quella versione, tanto vale prendere la versione con il 5G incluso, e non vi consiglio neanche di prendere la versione da 6GB e 128, perché la versione che invece abbiamo provato noi da 8256 costa massimo 15-20 euro in più. Perciò se dovete prendere il Redmi Note 13, prendete la versione 5G da 8GB e 256 di storage interno. Questo smartphone offre un design rinnovato, il sistema di fotocamere posteriori ora racchiude una fotocamera principale da ben 108 megapixel, aggiornata rispetto all'anno scorso, e anche il chipset sotto al cofano è stato implementato al Dimensity 6080 di MediaTek. All'uscita questo smartphone era ancora dotato di Android 13, appena l'abbiamo acceso si è aggiornato alla HyperOS con Android 14 a bordo, perciò apprezziamo sicuramente questo update da parte di Xiaomi e ci aspettiamo che venga seguito nel tempo. Il modello bianco, quello che abbiamo provato noi, offre una finitura simile al marmo che ci è piaciuta particolarmente. La superficie bianca fa un buon lavoro anche nel nascondere i segni di eventuali graffi e le macchie delle impronte digitali, anche se ovviamente la back cover è tutta in plastica. Il Note 13 adotta una struttura più piatta. Il risultato è una riduzione del peso e dello spessore, rispettivamente di 173,5 grammi e di 7,6 mm. Anche l'impugnatura in mano è piacevole grazie alla distribuzione complessiva del peso. Altre porte pulsanti, tra cui l'USB-C e il pulsante di accensione, rimangono standard. Il pulsante di accensione funge anche da scanner di impronte digitali, che abbiamo trovato abbastanza reattivo, anche se non fulmineo, a condizione che il pollice sia pulito e perfettamente asciutto. Abbiamo poi un jack audio da 3,5 mm sulla parte superiore accanto all'amato blaster a infrarossi, e questo ci consente di gestire elettrodomestici come TV e condizionatori d'aria. Il Note 13 incorpora ancora un display da 6,67 pollici, un pannello Super AMOLED con risoluzione Full HD Plus 2400x1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L'azienda afferma che il display del telefono può raggiungere una luminosità di picco di 1000 nit. Sebbene sia difficile verificare questa affermazione senza un'attrezzatura che noi non abbiamo in dotazione, l'esperienza visiva sotto la luce del sole rimane confortevole. Redmi Note 13 5G ha
anche la calibrazione del colore, che è ben fatta e vi permette di godervi i contenuti multimediali sulle vostre app preferite. C'è poi anche il supporto per l'HDR. Tuttavia, guardare film senza cuffie può essere un po' deludente a causa del singolo altoparlante nella parte inferiore. Se disponete di cuffie cablate supportate da Dolby Atmos, potete godervi un audio completamente differente, in meglio ovviamente. In ogni caso, vi facciamo sentire. Veniamo alle fotocamere. Il Note 13 5G incorpora una fotocamera principale da 108 megapixel, una novità assoluta su uno smartphone Redmi Note non serie Pro. Il modulo fotocamera posteriore, anch'esso con un nuovo design, ospita anche una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. In termini di prestazioni c'è sicuramente da apprezzare la fotocamera principale da 108 megapixel. Infatti le foto alla luce del giorno o in buone condizioni di illuminazione mantengono un contrasto e una saturazione equilibrati. Anche i dettagli sono ottimi, ma c'è un leggero grado di riduzione del contrasto per ridurre la grana delle foto. Se volete preservare i dettagli, la modalità fotocamera nativa da 108 megapixel fa un ottimo lavoro, ma è consigliabile utilizzarla solo con tanta luce. E ovviamente aumenterà anche il peso del file della foto che avrete realizzato. Anche la fotocamera ultrawide da 8 megapixel tratta la scena in modo simile a quella della fotocamera principale, anche se la granulosità delle foto appaiono più evidenti e diventano ancora più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera macro ora rileva correttamente gli oggetti mettendoli a fuoco in modo preciso ed è un miglioramento rispetto alla serie 12 dell'anno scorso, anche se abbiamo una risoluzione veramente bassa. Il Redmi Note 13 5G è dotato anche di una fotocamera frontale da 16 megapixel che scatta immagini nitide e di buona qualità alla luce del giorno, ma il rilevamento della pelle è ancora un po', diciamo, non troppo ottimizzato perché il Note 13 tende a illuminare un po' troppo la carnagione. In condizioni di scarsa illuminazione la fotocamera selfie fatica ulteriormente e questo è inevitabile. Per quanto riguarda i video, non c'è la stabilizzazione ottica, ovviamente c'è una sorta di stabilizzazione elettronica che fa un lavoro discreto di stabilizzazione. Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore supportano la registrazione Full HD a 30 fps. Xiaomi avrebbe potuto prendere in considerazione, secondo noi, l'aggiunta del supporto per 60 fps per ottenere più fluidità nei video. Veniamo all'hardware. Come accennato, il Redmi Note 13 5G sotto al cofano è alimentato dal SoC Dimensity 6080 di MediaTek abbinato a 6 GB oppure 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 oppure 256 come nel nostro caso di memoria interna di tipo UFS 2.2. La variante che stiamo recensendo noi, come dicevamo, offre 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione al prezzo di circa 220-230 euro. Rispetto al Note 12 dell'anno scorso, che era alimentato con il Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, il Note 13 ha mostrato un boost in quasi tutti i benchmark. Il suo punteggio AnTuTu è aumentato di circa il 24%, mentre il consumo della batteria durante il test è rimasto circa lo stesso. Nel test single core di Geekbench, il Note 13 ha mostrato un aggiornamento promettente, anche se il punteggio multicore è rimasto più o meno lo stesso.
Anche nell'utilizzo quotidiano, il Redmi Note 13 ha mostrato prestazioni affidabili. Non ho riscontrato arresti anomali delle app, ha mostrato alcuni problemi nelle animazioni, qualche scattino di troppo, qualche laghettino, soprattutto nel momento in cui ho configurato il telefono, il che è normale per la maggior parte degli smartphone in questa fascia di prezzo. Anche app come Instagram e WhatsApp, comunque, e le app social in generale hanno funzionato senza problemi. Per il resto, questa nuova interfaccia offre un sacco di personalizzazioni che gli utenti apprezzeranno senz'altro, anche se abbiamo visto che le funzionalità rispetto alla MIUI non sono cambiate tantissimo. Anche il problema delle app preinstallate aggiuntive comunque persiste e non sempre è possibile disattivare le app di Google preinstallate. In ogni caso, questo Redmi Note 13 è in grado di gestire i giochi senza troppe difficoltà, anche se il telefono in questo caso si surriscalda durante l'uso prolungato. Ovviamente abbiamo anche il supporto 5G con una SIM TIM e non abbiamo mai avuto problemi di ricezione, anzi direi che la ricezione di questo smartphone l'abbiamo rilevata superiore alla media. Anche l'audio e la qualità in chiamata sicuramente è di buon livello e l'interlocutore ci ha sempre sentito molto bene. Per quanto riguarda l'autonomia, questo Redmi Note 13 5G integra un modulo da 5000 mAh con ricarica da 33 W. Il telefono si è comportato bene durando oltre 12 ore. Nell'utilizzo normale siamo riusciti ad utilizzare questo smartphone superando spesso e volentieri le 6 ore e mezza, 7 ore di display attivo, arrivando a sera con un buon 20-25% residuo, perciò riteniamo che con un utilizzo moderato, normale, ecco, non alla Revotech, non alla Barbone Edition, potrete fare i 2 giorni di utilizzo. Con un caricatore da 33 W in dotazione, il Redmi Note 13 5G ha raggiunto quasi il 28% di ricarica da zero in 30 minuti. Una ricarica completa richiede poco più di un'ora. Insomma, è un telefono che nella sua fascia di prezzo dice sicuramente la sua, anche se in questo segmento sappiamo che c'è una concorrenza abbastanza spietata. Detto questo, il Note 13 5G si presenta come una scelta solida e affidabile se apprezzate una batteria di lunga durata, un display di buon livello, prestazioni affidabili e una ricarica relativamente veloce. Sebbene le preferenze di design siano soggettive, a noi è sicuramente piaciuto. Come deterrente abbiamo detto le fotocamere in condizioni di scarsa illuminazione fanno molta fatica, non abbiamo l'altoparlante stereo ma mono e questa è una grave mancanza secondo noi, e all'uscita, quindi probabilmente quando vi arriverà, non avrà ancora la HyperOS installata ma dovrete fare un aggiornamento perché all'uscita esce con Android 13. Noi invece abbiamo avuto comunque l'aggiornamento e in questo momento abbiamo Android 14 con la HyperOS e le patch di sicurezza del 1° di febbraio del 2024. Detto questo, salutiamo tutti gli amici amati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network su Telegram. Unitevi a questa community, vi aspettiamo anche sulla nostra community, sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram, mi raccomando, unitevi in tanti. Salutiamo Nando Smartphone con tutte le sue offerte, link in descrizione al suo canale su Telegram. Venite anche sul nostro blog certe.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia, per leggere tutte le nostre recensioni scritte e tenervi sempre informati sulle ultime notizie del mondo tech. Ci vediamo prestissimo, tanti altri contenuti stanno bollendo in pentola, pronti a sfringuellarli qui su Revotech. Un saluto da Pasqui, a presto e Revotech a tutti!